Visto, intanto vedo che per i ragazzi c'è grande soddisfazione per questo successo qui ad Arezzo. Sì, noi sapevamo di venire qua, campo difficile, e quindi maggiore soddisfazione ovviamente. Aver preso i 3 punti pieni, credo anche meritatamente. Un primo tempo direi buono, secondo tempo un po' meno, forse un po' impauriti, anche perché ultimamente venivamo da alcune partite un po' contraddittorie, ovvero... Insomma, ci avevamo visto giocare bene e poi non raggiungere addirittura neanche il pareggio. Per cui forse eravamo un po' tesi, un po', questo dimostra il secondo tempo un po' più chiuso. Però all'inizio ripresi i suoi ragazzi hanno saputo, come dire, scrollarsi di dosso la pressione degli avversari, non lasciarsi chiudere e ripartire fino a sì, blindare sì, il successo. C'è stato proprio un abbassamento di tutti i reparti, ci siamo un po' chiusi, un po' abbassati troppo all'inizio della ripresa, quindi... una sorta di paura, quasi di soggezione, e credo che poi alla fine piano piano siamo riusciti fuori, abbiamo preso un po' di coraggio, però ecco, forse anche un po' di stanchezza, ha permesso un po' a loro di affacciarsi un po' più spesso al limite dell'area. Adesso questi 3 punti quanto valgono per la vostra classifica? Credo sia un salto importante, o perlomeno cercare più che altro di rimanere agganciati alle zone vicine all'alta classifica, ecco, questo credo sia la cosa più importante, non perdere punti, non perdere un po' distanze dal vertice. E quindi questa è la strada giusta, bisogna continuare così e far crescere questi ragazzi? Sì, questo è l'obiettivo iniziale, sempre. L'obiettivo primario è proprio quello di farli crescere. Poi se vengono i 3 punti, se riusciamo a vincere, siamo più contenti, però l'importante è sempre cercare di fornire materiale pronto per una prima squadra, quindi partendo già dal basso con i giovanissimi. Certo, grazie e buon lavoro, mister. Altrettanto.